Zombie Apocalypse. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a creare insieme un soufflé salato. E niente, iniziamo subito. Prima cosa andiamo direttamente sul fuoco con il burro, che ho già qua, e poi con le farine setacciate. Quindi accendiamo il fuoco a alto, medio alto, facciamo sciogliere il nostro burro, poi andremo ad aggiungere le nostre farine, le nostre polveri, che sono appunto tutte in descrizione. Facciamo sciogliere per bene. Ok, procediamo con le nostre farine. E mischiamo bene il tutto con la frusta. Dopodiché aumentiamo il fuoco e aggiungiamo l'acqua calda o il latte caldo e continuiamo così finché non si addensa il tutto. Mischiate per bene, altrimenti si creeranno dei grumi. Ok, ecco qui il risultato del nostro bell'impasto, vedete? Adesso spegniamo il fuoco e lo facciamo un po' intiepidire, quindi un po' raffreddare. A questo composto qui uniamo il formaggio, una bella manciata, e andiamo a mischiare in modo che si sciolga per bene. Continuiamo così con un'altra manciata. Lasciatene un po' per mettere un po' infarinare, quindi con il nostro formaggio, i nostri stampini, ecco. Ok, mettiamo da parte per raffreddare. Ora andiamo a separare gli albumi dai tuorli. Gli albumi li andremo a montare per bene e i tuorli li uniremo al nostro composto quando appunto sarà tiepido. E andiamo a montare gli albumi. Ecco qui il risultato, vedete, super montato. Ora andiamo a mettere a posto i nostri pirottini, quindi metterci il burro e ovviamente prendiamo il formaggio che è rimasto. Andiamo a mettere su ciascuno come se fosse una specie di farina, no? E andiamo a metterlo praticamente su tutto. Mi raccomando, è una fase super importante, anche ovviamente quella del burro, che ho già messo in precedenza, in modo che non si attacchi niente.
togliamo ovviamente l'eccesso. A questo composto qui quindi andiamo ad aggiungere i tuorli e mischiamo per bene. Andiamo ad aggiungere questo composto qui un po' alla volta alla nostra neve senza ovviamente smontarla. Quindi dall'alto verso il basso, anzi vado a prendere una spatola. Volevo dire una frusta. Andiamo ad unire per bene. Ok, raggiunta questa consistenza. Siamo pronti per mettere dentro i nostri filottini. Io faccio praticamente metà perché appunto ne voglio fare 4, però con queste dimensioni qua potete farne anche solo 2, quindi se volete raddoppiare, raddoppiate pure gli ingredienti, ecco. Mi raccomando, ricordatevi di livellarli tutti e in uno andrò a mettere un po' di salsicce per non farli appunto tutti uguali. Facciamo in due, dai. Allora andiamo a infornare per circa massimo 20 minuti, 18 minuti, scusate, a 200 gradi. Mi raccomando, prima che appunto vada giù, mangiateli subito e inforniamo. Ecco qui il risultato. Io come sempre vi ringrazio per aver visto il video fin qui e ci vediamo sul prossimo. Mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale in modo da tenervi sempre aggiornati tutti i video. Ovviamente sono andati giù, però erano perfetti e buonissimi. Ciao a tutti!